Volevo dirle che l'acronimo PNRR è forse uno dei più usati in questo momento. E la Sicilia però sembra che sia penalizzata, almeno così dicono. Qual è il suo pensiero? Ma distinguiamo, c'è un problema di fondi e noi abbiamo sempre rivendicato che una parte cospicua di questi fondi del PNRR devono andare al meridione. Sarebbe una follia con questa montagna di miliardi riavviare e consentire al paese di poter correre, coniugare crescita economica e sviluppo sociale e consentire che addirittura si accentui il divario tra il sud e il centro-nord. Quindi è chiaro che una parte cospicua di questi fondi dobbiamo garantire assolutamente, il Movimento 5 Stelle lo farà in tutti i modi, che vadano al sud. Però ovviamente poi ci sono dei problemi concreti, cioè bisogna saperli spendere. Quello che è successo qui in Sicilia l'altro giorno con 31 progetti per l'agricoltura che afferivano al PNRR, che sono stati bocciati per carenza dei requisiti, è un fatto molto grave e ci dice che purtroppo ci sono delle amministrazioni territoriali che non sono in grado di spendere. Dobbiamo intervenire, rinforzare queste amministrazioni anche del personale qualificato, perché questi soldi vanno spesi e non va sprecato un euro. In Sicilia, che arriva 7 giorni dopo. No, direi di no. In Sicilia, voglio dire, nelle varie città in cui si vota ci sono delle attenzioni locali, c'è una sensibilità territoriale, quindi non credo affatto che un'onda nazionale adesso possa essere determinante qui in Sicilia. Inoltre, anche qui in Sicilia, come sul territorio nazionale, siamo riusciti a convergere in coalizione, in particolare col PD, con liste civiche. Qualche volta più raramente siamo andati da soli, abbiamo, diciamo, anche qui adesso ci misureremo in questa tornata elettorale.